Ciao a tutti, un abbraccio, un saluto, vi ricordo come sempre di iscrivervi sul logo di Milanello se siete dei cuori rossoneri, il nostro canale ovviamente è gratuito, lasciate un like e commentate numerosi vi consiglio anche di scaricare gratuitamente se non l'avete ancora fatto l'app di OneFootball dal link che c'è qui sotto in descrizione, è gratuita, è sponsor del Milan, è sponsor della Serie A vi fa vedere gratuitamente gli highlights della nostra squadra del cuore, è personalizzabile tra l'altro con solo notizie Live esclusive calciomercato di Aciminane, quindi è un'app che ogni rossonero dovrebbe avere sul proprio dispositivo. Qui sotto il link gratuita, se volete scaricarla e tornare, io poi vi aspetto. Allora, ragazzi, eh, siamo a verso fine marzo, ormai, metà marzo l'abbiamo superato. Il campionato finirà i primi di giugno. Eh, ovviamente dobbiamo cercare di raggiungere i nostri obiettivi, fondamentale, quello di arrivare alle prime quattro in campionato, ma anche provare a che ne so, a realizzare i sogni di tutti e provare ad arrivare più avanti in Champions League. Ragazzi, siamo al almeno, abbiamo sette sulle spalle: chissà, chissà chissà. E poi, e poi, soprattutto, no, soprattutto, no, soprattutto queste prime due cose. In secondo luogo. Iniziare a lavorare per il futuro, anticipare i tempi e capire poi eh, di fronte a una rosa chi va sottolineato di verde va confermato, chi va sottolineato di giallo, quindi vediamo e chi va depennato con il rosso perché non è da Milan. Noi ragazzi abbiamo una situazione eh, molto eh, particolare. Mm, io ho la sensazione, ecco, non lo voglio dire troppo a voce alta, che. Ehm, Guardando, guardando un po' l'ultimo periodo, se noi si va in campo con la lucidità, la concentrazione, la voglia, la giusta applicazione, dietro siamo a posto. Tendenzialmente a posto, poi si possono fare, trovare un'alternativa in difesa, avere delle, fare dei piccoli correttivi. Però in porta siamo molto forti. In difesa, secondo me, siamo molto forti. Se si scende in campo con l'applicazione giusta, a centrocampo, qualcosa va fatto. Ma abbiamo insomma ben aste retornali su tutti che sono molto validi. I problemi sorgono da tre quarti in su. Se andiamo a vedere, ecco, lo sto facendo live. Eh, la, la classifica, il Napoli ha fatto 60 gol, l'Inter 47, eh, noi siamo a 43, quindi 4 in meno rispetto all'Inter 17 in meno rispetto al Napoli. Abbiamo segnato più della Roma, abbiamo segnato un gol in più dell'Atalanta. Un gol in meno rispetto alla Juventus. Eh, in Napoli è là anche perché ha una facilità estrema ad andare in gol. ecco. Eh, come diceva Cesare Maldini, io ti faccio un gol, poi vediamo se tu me lo fai. Inizia a fare gol. Eh, e questo appunto è fondamentale. Purtroppo nella eh, classifica... Credo che usciranno cose molto particolari che apriranno la mente a tanti. Eh, in questa... In, questa, in questo video, cose che hanno sorpreso anche me adesso quando sono andato a vedermele e che ci inchiodano rispetto alle nostre responsabilità, rispetto al nostro futuro che deve cambiare, in quella che si pronuncia una vera e propria rivoluzione in attacco. Ma non perché si cambia tanto così, perché bisogna cambiare. Ecco come classifica Marcatori il migliore è Giro A8 che è nono perché ad davanti Osimen ne ha fatti 11 in più Martinez, Lautaro 6 in più, Zola e Lukman 4 in più. Addirittura Napoli mette anche Varascheglia, 3 in più di Giroud, Dybala, Dia, Immobile hanno fatto un gol in più e poi arrivano quegli 8 tra cui appunto il nostro eh, Giroud. Poi si può vincere i campionati distribuendo anche, però capisci che se non hai un marcatore o più marcatori come Napoli fai molta fatica. Noi abbiamo un reparto d'attacco in cui il migliore è sempre lui, è il migliore Olivier Giroud che eh, nonostante l'età è, eh, è un grandissimo, 36 anni, 8 gol in Serie A, 4 in Champions, la sua stagione 12 gol e 6 assist tra Serie A e Champions è molto molto brillante. Eh, L'ultimo gol che ha fatto l'ha fatto con la Salernitana, quindi bene così. Ricordate, ultimo gol l'ha fatto, eh, che giorno era il 13 marzo? Poi, poi ci spostiamo, ci spostiamo, eh, restiamo come reparto numero 9, come reparto numero 9 eh, o potenziale numero 9, visto che per caratteristiche un po' diverse abbiamo e qui guardiamo quelli che dovrebbero fare più gol. Abbiamo Righi che, eh, andando a vedere un po' lo score, l'ultimo gol l'ha fatto il 29 gennaio. Quindi sono passati quasi due mesi dall'ultimo gol, e lui comunque le partite le ha fatte, perché ne ha saltate due per infortunio, ma le altre era sempre disponibile e bene o male ha anche giocato. Questo parlando di campionato, il Champions non ha neanche sfiorato il gol, o meglio, si sì, è preso il palo. Ultimo gol, ripeto... 29 gennaio, prima ancora era il 22 ottobre. Rimaniamo sull'ultimo gol. 29 gennaio, appena due reti fatte. Obiettivamente è un dato imbarazzante. Eh, come numero 9, poi abbiamo Ibra, eh, che non ha mai segnato quest'anno. L'ultimo gol l'aveva fatto nella scorsa stagione. Eh, e poi, eh, sempre come potenziale numero 9, abbiamo visto che contro la. L'Udinese purtroppo mancherà ma Girou, abbiamo Rebic che ha fatto 3 gol e 2 assist quest'anno in Serie A. L'ultimo gol di Rebic Mamma mia, ragazzi. L'ultimo gol di Rebic risale al primo ottobre. 1 ottobre, diciamo che c'era di mezzo comunque il mondiale, lui quindi ha fatto 1 2 3 4 5 6 7, quelle giocate, 8 9 10 11 12 13, 13 partite senza segnare. 1 ottobre, ma non ci fermiamo qui, Brian Diaz, giocatore che io apprezzo, è eh? Brian Diaz eh, trequartista anche sottopunta. Ha giocato tanto. Quest'anno 1688 minuti 4 gol in serie A con 2 assist, un gol in Champions League. Giocatore che secondo me ha un po' di limiti con il tiro da fuori. O non ha fiducia sul tiro da fuori, perché spesso poi. All'occasione al limite, o sbaglio, non prova neanche a tirare. Ultimo gol di Ibrahim, che ha giocato quasi sempre titolare, risale al 22 ottobre. Due gol contro il Monza. Dopo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partite senza segnare. Ragazzi, l'ultimo gol che ha fatto Giroud è stato l'ultima partita. Guardate gli altri, siamo a 22 ottobre, poi. Purtroppo c'è il caso del Ketelare, lui non ha mai segnato. Eh, sappiamo, insomma, ha fatto soltanto un assist. Ma avevamo le mezze maniche restate nelle primissime partite. Eh, anche qui zero gol. Questo fa riflettere. Adesso, poi, abbiamo fuori Messias. Messias, che eh, piaccio oppure no, è, è uno che comunque la porta, la vede con più frequenza rispetto agli altri. E starà fuori ancora, credo, tre settimane. Messias l'ultimo gol l'ha fatto il 26 febbraio, prima ancora il 18, quindi aveva fatto due gol nelle ultime tre partite. Bene, male però che Messias non ci sia. Ora gioca quindi: Sale Makers. Ebbene, Sale ha fatto 18 partite, 0 gol in campionato, 2 assist, quindi in campionato in Champions League aveva segnato due reti, in campionato non ha mai segnato. E questo è il nostro reparto offensivo: da tre quarti in su. C'è Giro che fa pienamente il suo dovere c'è Messias che, comunque nell'ultimo periodo stava facendo, stava facendo bene e gli altri purtroppo o non pervenuti o assenti in termini di fatturato realizzativo da una vita. Davvero, io quando ho visto questi dati ci sono rimasto. Capivo, avevo il sentore che avevamo difficoltà là davanti, ma non mi aspettavo una situazione del genere. Sapevo che De Ketlara non aveva mai segnato. Ignoravo che Salemacris non aveva mai segnato in campionato. Pensavo che un gollettino l'avesse fatto, e invece zero in comunque 807 minuti quindi in 9 partite non ha mai segnato. E siamo a due che da tre quarti, in su, non hanno segnato. Rebic ultimo gol, dicevamo a ottobre, Brand Diaz, ultimo gol a ottobre, Ibra. Non ha segnato, però ha giocato anche poco. Eh, e Rebic che non segna, no scusate, anche Rebic ad ottobre, Orighi invece. Mi sembra che fosse gennaio il gol che aveva fatto prima ancora. Bisognava risalire a ottobre, quindi abbiamo, abbiamo eh, Decatelare 1, Salemax 2, Rebic 3, Brain Diaz 4. 4 giocatori. Mettiamoci anche Orighi 5. Ibra 6, sei, sei giocatori del reparto offensivo che da ottobre a oggi hanno fatto un gol, quello di Orighi. Ragazzi, c'è da mettersi le mani nei capelli. Questa è una situazione che, oltre alle sensazioni che hai, cioè, qua siamo inchiodati rispetto alle nostre responsabilità con le spalle al muro. Questo è, è, è un plastico come quelli di porta a porta, è, è una tabella, è, è solenne, non si può discutere. Cioè per, attac per gli attaccanti o per chi gioca da, da tre quarti in su, i gol sono fondamentali. Per un numero 9 poi i gol sono come la Bibbia. Qui ragazzi invece, vedete, non, non pensavo fosse così. Per questo toglio Righi, ragazzi, scusate, togli Giroud. Il resto è imbarazzante in termini di fatturato realizzativo. Le partite le vinci facendo, facendo gol comunque, altrimenti pareggio perdi. Tant'è che noi nell'ultimo periodo abbiamo fatto soltanto due partite con più di un gol: quella con l'Atalanta e quella con la Fiorentina che abbiamo perso, le altre tutte soltanto una rete. Dove vuoi andare così? Ragazzi, io lo dico, lo ribadisco, condividete se vi va questo video sui vostri social. Battiamo su questo tasto, torniamo alla carica costantemente su questo aspetto. Deve essere la nostra battaglia in attacco, bisogna fare la rivoluzione. Non lo dico io, lo dicono questi numeri e credo anche che finalmente la società che magari ha un po' sottovalutato il problema dell'attacco negli ultimi tempi sia entrato finalmente in ottica delle idee che la davanti. Non dico che debba, debba essere fatta tabula rasa. Ma quasi ci sono giocatori obiettivamente non da Milan che li puoi tenere come alternative. Magari ecco, non, non ti, puoi, ti puoi permettere uno o due giocatori da aspettare, ma 4 o 5 così sinceramente no. Soprattutto è più grave al di là dell'esterno, magari un po' più qualitativo la sala Makers. Per me è che te ha bisogno ancora di tempo e a 21 anni 22 appena fatti puoi avere diritto ancora di sbagliare. E I numeri obiettivamente di, di Rebic e di Orighi sono imbarazzanti, ingiustificabili e a tratti anche inaccettabili. Perché spesso sono frutto anche di un'applicazione che è un po' mancata. Perché sai che sono giocatori che hanno dimostrato in carriera, quindi non, non puoi accettare che siano così tanto sotto i loro standard. Bisogna, bisogna intervenire, bisogna intervenire in maniera massiccia, robusta, rivoluzionaria appunto, in quella che dovrà essere una vera e propria rivoluzione. Non per il gusto di cambiare, ma per la necessità di cambiare. Noi bisogna migliorare lì, concentrarsi e soprattutto non dico di andare a vedere quanti gol ha fatto questo, portiamocelo, quanti gol non ha fatto, non portiamocelo. Però deve essere vista come priorità... La quota gol. Portare gol. Portare gol. È un sacco. Più gol metti, più sacco diventa importante. e più sono punti. Portare giocatori che hanno attitudini offensive, che hanno confidenza con la porta avversaria, che cercano la porta, che la trovano, che, che facciano gol. Gol di vitale importanza, ragazzi. Questi numeri davvero mi fanno venire la pelle d'oca. Abbiamo troppi giocatori che non segnano mai o che non segnano da una vita. Ecco. Brahim, visto che il Milan ha provato, sta provando a confermarlo, deve migliorare da questo punto di vista. Io sono sicuro anche che in allenamento lui provi certe soluzioni. Deve avere un, deve avere un po' più di coraggio, cercare di più la porta con il tiro al limite, spesso, delle occasioni. Un trequartista sotto punta che non segna da ottobre non va bene. Quindi, Brahim, migliorare anche tu. Non accontentarsi, miglioriamo rispetto a quelli che abbiamo, ma miglioriamo portando giocatori nuovi. Questo, secondo me, è il succo. Viva Giroud, meno male che c'è Giroud, ragazzi. Meno male che c'è Giroud. Ah, dimenticavo, scusate. Chiedo scusa. Chiedo scusa, errore. Errore, errore, rimedio subito. Leao. Eh sì, eh sì. Ragazzi, Leao in tutto questo ha portato i suoi gol concentrati però nella prima parte di campionato. Leao sono 10 partite senza fare gol. L'ultimo gol l'ha fatto... Eh, contro il Lecce Lui ha fatto 8 gol e 7 assisti in Serie A Poteva fare meglio Non sono numeri brutti ma poteva fare molto meglio L'ultimo gol Rafa Leao lo fa il 14 di gennaio Sono passati più di due mesi Due mesi senza gol Ragazzi stiamo andando avanti con Giro. e basta Questa purtroppo eh, è la l'amara verità E meno male che c'è Giroud quindi ragazzi, io la vedo così, credo che i numeri siano indiscutibili. Purtroppo sono numeri terribili che ci devono far riflettere. Ditemi che cosa ne pensate, iscrivetevi qui, attivate la campanella, condividete questo video sui vostri social se siete d'accordo con me e battiamo su questo tasto. Attacco, gol, attacco, gol. Bisogna andare a lavorare molto dalla tre quarti in su. Iscrivetevi, lasciate un like e commentate. A presto, ciao ragazzi.